pazienza che vale un patrimonio, e la posseggo da quando sono nata. C'è mio marito che ha l'hobby di pescare, ma la mia lenza lui non la sa apprezzare. È una lenza che dà soddisfazione al pescatore che la sa manovrare, e se ben stretta la lega alla sua canna, naturalmente la sente poi tirar. Ma quando tira, tira, tira la mia lenza, si sentono gli strappi sulla canna. Con questo tira, 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 tira e molla, un grosso pesce certo abboccherà. Ma mio marito è un uomo assai geloso, ed in prestare la lenza m'ha proibito. Mi disse: cara, la lenza m'ha cartiere, mi fai cornuto se tu l'impresti ancora. Caro marito, ti devo confessare, a parte il fatto che tu la usi male, non hai la canna adatta alla mia lenza, è meglio darla a chi la sa usar. Ma quando tira, tira, tira la mia lenza, si sentono gli strappi sulla canna. Con questo tira, 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 tira e molla, un grosso pesce certo boccherà. Tu sei invecchiato assieme alla tua canna, per 15 anni hai usato la mia lenza. L'usavi tanto, però tirava poco, ed ora rende e dà soddisfazione. Sarai cornuto, però sarai contento, perché qualcuno sa usare la mia lenza. Il pesce fresco in casa non mi manca, finché una canna la lenza fa tirar. Ma quando tira, tira, tira la mia lenza, si sentono gli strappi sulla canna. Con questo tira, 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 tira e molla, un grosso pesce certo boccherà. Un grosso pesce certo boccherà.